scuola Puglia e Basilicata. Io un artefatto, quando siamo sentiti con Gianni, mi ha chiesto, guarda, senti, io avrei intenzione di parlare un po' di scuola, daresti qualche contributo? Io gli ho risposto, posso dire quello che penso? Cioè, ha detto sì, mi conosci e quindi per questo sono qui, altrimenti non sarei venuto e non avrei partecipato. Quindi perché mi fido, c'è una fiducia ben deposta, comincio dalla fine, nella persona, e quindi penso che dialogare con lui, con le persone che mi stanno vicino, sia, possa essere una cosa importante per far capire di che cosa stiamo parlando. Ovviamente l'impegno non è soltanto quello di dirsi tra queste, in questa sala, che noi, così come ci fidiamo, firmiamo una delega nei suoi confronti, cioè gli diamo come mandato quello di pensare alla scuola pubblica non soltanto italiana, ma specie alla scuola pubblica della regione Puglia e del nostro territorio, che è un territorio particolare che ha bisogno di attenzione, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di prospettive di futuro e di sviluppo che non possono partire se non dal percorso scolastico, se non dalla formazione essenziale. E allora non ripeto le cose dei colleghi, voglio soltanto focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che a mio avviso sono estremamente importanti e non voglio neanche qui stare a dire che noi docenti siamo maltrattati, mal pagati, è risaputo, ma io sono convinto che chi di voi fa un altro mestiere, lavora da qualche altra parte, ha sicuramente tantissime rivendicazioni da fare circa la propria posizione salariale, circa i propri diritti e quant'altro. Noi crediamo nella scuola pubblica italiana e noi riteniamo che la scuola, come è stato già detto, non possa essere affatto paragonata all'azienda. La scuola è formazione, noi lavoriamo sulla materia grigia, non possiamo ragionare e valutare in termini di risultati futuri, perché i risultati dipendono dal contesto. Non possiamo non tener conto del fatto che ci sono alcune realtà della nostra regione e anche della nostra provincia che presentano situazioni economiche e disagi sociali di non poco conto. Allora, come possiamo paragonare una scuola che si trova in un territorio del genere con una scuola che si trova nel centro di un'area metropolitana industrialmente sviluppata e all'avanguardia? Ce ne sono poche in Italia, però di sicuro c'è una grande differenza. In alcuni paesi, in alcuni territori della nostra provincia, la scuola insieme alla caserma dei carabinieri, prima si diceva anche insieme all'ufficio postale, ora non più, insieme alla caserma dei carabinieri, rappresenta l'unico baluardo dello Stato italiano, rappresenta la legalità, rappresenta la giustizia, rappresenta quello che serve e rappresenta quindi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. E allora noi diciamo no a questa buona scuola, non solo per i contenuti abilmente espressi da chi mi ha preceduto, ma anche per il metodo. Noi diciamo no perché questa scuola è un disegno di legge che prevede 13 deleghe in bianco su un argomento costituzionale. È una cosa che non può essere accettata. Non a caso il Presidente della Repubblica, fortunatamente costituzionalista, ha mandato a dire chi dovere, guarda che io disegno così non lo firmo, perché 13 deleghe su questo argomento così delicato, un argomento sociale, un argomento costituzionale, io non le posso firmare. Quindi non a caso siamo qui, perché quello che viene messo in discussione sono i comportamenti democratici. Quando si parla di scuola, quindi di istruzione, di salute, di lavoro, bisogna mettere in gioco il massimo delle regole democratiche. Regole democratiche che in questo momento non ci sono. E noi non era quello che auspicavamo. E né possiamo pensare, né potremo accettare che venga posta la fiducia su un argomento così delicato. Già sappiamo quello che sta succedendo circa la riforma elettorale, ma sulla scuola proprio no. Quindi il problema non è dei 750.000 docenti italiani e delle 200.000 unità di personale ATA
che è assolutamente ignorato, come se fossero non figli di un Dio minore, figli senza Dio. Il problema è della società italiana, il problema è ancora di più del nostro territorio, che è un territorio in cui sappiamo benissimo la realtà che viviamo. Quindi questa cosa così non può andare, né possiamo accettare ulteriormente Twitter o comunicazioni su social network che hanno del beffardo, che vanno a sbeffeggiare le legittime proteste e rivendicazioni sempre corrette di una categoria. Quindi noi abbiamo fissato una serie di appuntamenti, a quel prossimo appuntamento abbiamo anche invitato Gianni Diana, noi speriamo che lui ci sia, e speriamo che insieme a lui ci siano anche altri esponenti del Partito Democratico che intendono riportare la democrazia al centro per discutere di alcune questioni importanti. L'appuntamento è il 5 maggio a Bari, quando abbiamo proclamato uno sciopero. Lo slogan è la scuola italiana al lutto. Tutte le scuole devono essere chiuse, devono partecipare tutti quanti. Ci sono 5 manifestazioni in 5 aree metropolitane: Milano, Roma, Bari, Sicilia e Sardegna, proprio per dare la possibilità alla gente di partecipare, proprio per evitare i viaggi fino a Roma con il disagio, i costi incredibili che poi devono essere sostenuti. Però ci dobbiamo essere, con l'impegno che se non avremo le risposte che meritiamo, se non avremo le risposte che i nostri giovani e le nostre famiglie meritano, noi continueremo. E se non ci sarà il rispetto delle regole da parte di chi ci governa e da parte di chi purtroppo non abbiamo votato, perché noi non abbiamo votato questo governo, noi continueremo sempre in maniera sempre più forte, in maniera sempre più decisa, sempre nel rispetto della dignità umana, sempre nel rispetto delle regole, però non intendiamo fermarci. Quindi siamo qui sì per dare un contributo a Gianni Diano, che lo diamo spassionatamente e con tutto, almeno per quanto ci riguarda, con tutta quella che è la nostra forza, perché crediamo nella sua integrità morale e crediamo nel fatto che se assume un impegno con noi poi lo porterà avanti, e non è cosa di poco conto. Ma siamo qui anche per rappresentare tutto lo scenario che c'è, ci crediamo in lui, lo aiuteremo, però poi lui deve anche aiutare noi. Quindi non è una delega in bianco, non è la delega che vuole Renzi, è una delega.